In Siria i bombardamenti continuano e non solo ad Aleppo. Queste immagini si riferiscono a Talbise, località vicina Homs, dove ci sarebbe stato almeno un morto e un ferito. Dopo il veto incrociato al Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla situazione ad Aleppo, parla il ministro degli esteri francese, iniziatore della proposta occidentale insieme alla Spagna. Se il Presidente della Repubblica riceverà l'omologo russo in Francia, i due non faranno chiacchiere da salotto. Sarà il momento di dire la verità e trovare una soluzione. Il Cremlino deve capire che si sta avviando su una strada pericolosa. Arrivare alla vittoria con un massacro è moralmente inaccettabile. Jean-Marc Ayrault si riferisce al fatto che il presidente russo Vladimir Putin era stato invitato a Parigi il 19 ottobre in occasione dell'apertura di un centro culturale russo ortodosso in Francia. Il segretario generale dell'ONU uscente Ban Ki-moon ha chiesto al Consiglio di sicurezza di deferire la situazione ad Aleppo Est alla Corte Penale Internazionale.